La consegna è prevista tra il 7 e il 14 settembre. Il target per le somministrazioni non è ancora definito, ma dovrebbe essere dedicato a over 50 e soggetti fragili. Entro 3 settimane arriveranno in Sicilia le prime 307.800 dosi di vaccino Pfizer aggiornato e adattato alla variante originaria di Omicron. Lo ha comunicato il Ministro della Salute per consentire alla Regione di organizzare la campagna in tutti i punti vaccinali delle ASP e delle farmacie. Con la fine per molti delle ferie si torna dunque a parlare di vaccini anti-Covid. L'autunno si avvicina e si rinnova l'invito ad anziani e fragili a sottoporsi alla quarta dose anche in vista di ulteriori ondate. L'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europea, ha approvato il vaccino per le dosi di richiamo destinate agli adulti dopo che è risultato conforme agli standard di sicurezza, qualità ed efficacia. Il nuovo siero contiene non solo il vaccino tradizionale, ma anche quello capace di contrastare Omicron. Si tratta di un vaccino bivalente. La Sicilia è al quinto posto per contagi. Dopo una fase di discesa iniziata nel luglio scorso, l'indice di contagio RT riprende a salire in circa 10 giorni ed è aumentato a valori che vanno dallo 0,7 allo 0,9. Non credo che nei prossimi mesi occorreranno misure come quelle che furono introdotte negli anni scorsi, ma solo le normali accortezze che tutti abbiamo imparato a usare. Lo ha affermato il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, precisando che ritenere del tutto anacronistico rivendicare l'opposizione al lockdown o al Green Pass, quelle erano misure che avevano un senso in un preciso momento nel quale vi era un'ampia circolazione del virus e la popolazione non era ancora vaccinata o lo era in misura insufficiente.